l'obiettivo di True Talks è sicuramente la contaminazione. Sentiamo la necessità di non essere autoreferenziali, sentiamo la necessità di uscire dal nostro mondo della pubblicità commerciale, no? Alla fine noi vendiamo prodotti, vendiamo marche. Lo stesso fanno altri mondi, no? Per esempio lo chef deve comunque vendere i propri piatti, il musicista deve vendere la propria musica, e perché non metterli intorno a un tavolo e fare una chiacchierata con loro? Abbiamo scelto il panel di relatori in base a dei mercati che noi ritenevamo fuori dalla comunicazione commerciale, no? Quindi sicuramente mondo del food, e chi poteva essere rappresentante qui a Milano di questo mondo degli chef se non Daniel Canzian, no? Allievo per 10 anni di Marchesi, fondatore di un ristorante fantastico. Il mondo della musica, quindi un artista di fama internazionale, De Bala, i Beatles. Lui può darci il suo punto di vista internazionale sul mercato della musica. Nina's Drag Queen, quindi il mondo, diciamo, del trasformismo, il mondo fondamentalmente delle gallerie d'arte. Il mondo delle gallerie d'arte è un mondo incredibile, perché le gallerie d'arte sono molto chiuse. Noi invece abbiamo scelto Deodato, che è una galleria che fa della comunicazione e del marketing il proprio punto fermo. Un artista comasco che sta veramente diventando molto famoso, Mr. Save the Wall, che, come dice il proprio nome, è uno street artist, ma non dipinge sui muri. E quindi il suo punto di vista su come vendere arte che però non sia commerciale. Noi tutti i giorni affrontiamo brand e prodotti al fine di vendere, no? E di aiutare a far vendere i prodotti dei nostri clienti. Questo potrebbe chiudere, anzi secondo me chiude, la mente creativa. Quindi riuscire a avere degli sguardi al di fuori del nostro mondo è fondamentale. Traiamo ispirazione da questi momenti perché innanzitutto possiamo condividere le nostre esperienze e gli altri possono condividere le loro esperienze. Quindi per noi questo è un momento ispirante al massimo. Ovviamente non è solo questo, noi vorremmo creare degli appuntamenti che pensino di contaminare non solo i mondi e i mercati di cui stiamo parlando oggi, ma che in generale parlino di creatività. True Talks nasce come appuntamento da ripetere. L'idea però è di non avere delle date definite, perché per fare un True Talks, che è molto impegnativo, abbiamo bisogno di raccogliere e di coinvolgere le persone che noi pensiamo essere quelle giuste, e non sono sempre tutte disponibili. Quindi sicuramente lo ripeteremo, l'idea è almeno 2 o 3 volte l'anno, ma non abbiamo delle date fisse. Però ci è già stato chiesto di portarlo anche all'esterno dell'agenzia, quindi usare questo format non qui, non in agenzia, ma fuori. Quindi ancora prima di fare il primo è già piaciuto, quindi questo ci conforta.